è la storia dell'espansione coloniale olandese, diciamo in generale europea, nello specifico olandese, oltremare, cioè coloniale, mercantile, ma anche politica. Questo è un libro del vecchio, c'è scritto un libro sopra, un libro oceanico, cioè vuol dire, qui c'è la proiezione dell'Europa nel mondo, questo è il libro della prima globalizzazione. La prima globalizzazione, tutta dentro l'antico regime, tutta dentro il mondo barocco, che non si cura, praticamente non si cura più del passato, adopera il passato solo per legittimare se stessa e per proiettarsi oltre se stessa, in tutto lo spazio disponibile. Spazio disponibile ce n'era molto, ci mettevano 3 anni ad andare e tornare dall'Olanda alle Molucche, perdevano l'80% degli equipaggi, in compenso portavano una quantità smisurata di ricchezze di là verso di noi. Allora abbiamo qui, vi ho detto cose che hanno, per chi ha un po' d'orecchio per la storia del pensiero politico, fanno venire in mente il pensiero. Fa venire in mente un po' Cartesio, e poi quando avevo detto che qui c'è una sostanziale indipendenza dal passato, nonostante il passato gravi come mole di citazione, fanno venire in mente ovviamente Hobbes. Se non che Hobbes era un uomo sbrigativo e poiché del passato non gli importava davvero, e lo scrive. Scrive semplicemente che non gli importa niente e non adopera il passato come fonte astorica. Ecco, Cartesio, che era un genio, scrive quello che scrive, no? In poche pagine, perché l'idea si trasmette in poche pagine. Questo è un uomo di grande talento, ma con una finalità insieme teorica e pratica. Scrive un libro di molte pagine perché, oltre a sistematizzare, adesso vedremo che cosa sistematizza e come lo sistematizza, vuole anche fornire un bel compendio di esempi pratici per l'utilizzazione concreta. Cioè, qui questo è un libro grosso perché deve essere consultato per capire quando e come, entro che limiti e chi può fare una cosa giusta. Perché il tema è questo, è il tema della guerra. Certamente quello che Grozio, diciamo così, il concetto di guerra giusta è un concetto talmente legittimante che è difficile abbandonarlo. Ci voleva soltanto Hobbes per dire che la guerra è sempre giusta se la fa lo Stato, cioè il concetto di guerra giusta è insensato. Mentre tutti adoperano il concetto di guerra giusta, anche quando la guerra giusta è qualcosa di infinitamente diverso dalla guerra giusta. La guerra giusta in Sant'Agostino, che è il suo vero inventore, al di là di Cicerone che adoperava il lemma in un altro significato, in Sant'Agostino la guerra giusta è una guerra a forte contenuto religioso, cioè serve soprattutto a respingere gli infedeli e a eliminare gli eretici. È una guerra di difesa e di correzione. Se prendiamo Vittoria, che è un autore della seconda scolastica spagnola, molto importante, molto citato, un dominicano molto citato da Grozio, Grozio cita tutti. Dicevamo, la guerra giusta in Vittoria è molto diversa dalla guerra giusta di Sant'Agostino. Perché in Vittoria la guerra giusta è una guerra sostanzialmente oggettiva. Se noi vogliamo capire Grozio, dobbiamo paragonare, metterlo in mezzo fra Vittoria e Hobbes. Vittoria muore a ridosso del Concilio di Trento, cioè muore un secolo prima di quando muore Grozio. È un spagnolo nel momento in cui la Spagna è la superpotenza mondiale, fa un mucchio di cose importanti, ma insomma, se parliamo anche solo del suo De Iure Belli, che è un testo
pare del 20, 1500, è un autore che da bravo domenicano, cioè di derivazione tomistica, e dunque in ultimissima analisi di derivazione aristotelica, sostiene alcune cose, cioè che gli uomini sono naturalmente socievoli, tesi che è accettata anche da Grozio, che la desume sia da Aristotele sia dagli stoici, via Cicerone. Non molto socievoli. Esiste un ordine dell'essere. Esiste per Vittoria un ordine dell'essere che è naturale, è direttamente voluto da Dio. Dunque Dio ha un potere non solo di creazione, ma di ordinare il creato in modo che sia comprensibile. E dunque l'uomo ha il diritto dovere di comprendere, di usare la ragione. L'ordine dell'essere, la struttura ordinata dell'essere è esumibile dalla metafisica ed è politicamente a un nome, che è giustizia. La giustizia è il buon ordine dell'essere. Questo buon ordine dell'essere è ben conoscibile da chi lo deve conoscere, dai governanti, insomma. Ma la ragione ce l'hanno tutti, non solo i governanti, è ben conoscibile, e la guerra giusta è la guerra di restituzione dell'ordine, di riforma dell'ordine, di restaurazione dell'ordine infranto. Dunque, la guerra giusta è un giudizio in cui c'è un colpevole che ha infranto l'ordine e qualcuno che si incarica di A, dire che l'ordine è stato infranto, B, di ripristinarlo. La guerra giusta è un giudizio oggettivo. Tutti sanno che cosa è bene, che cosa è male, che cosa è giusto, che cosa non è giusto. La guerra è sempre ingiusta, tranne che non sia una guerra giusta. Cosa vuol dire questa frase tautologica? Che l'unica guerra giusta è la guerra che nasce, come si dice, in iuria accepta, cioè dopo che ti è stato fatto un torto, allora puoi rispondere al torto con una guerra giusta che rettifica il torto. Quindi non esiste il concetto di bellum utrinque iustum, cioè guerra giusta da entrambe le parti. Non può esistere. Perché esiste una ragione, esiste un torto e tutti lo sanno, se sono intelligenti, se sono in buona fede, ne hanno voglia di informarsi. E dunque, sostanzialmente, anche chi ha commesso la ingiustizia sa, dovrebbe sapere, di essere dalla parte sbagliata. In ogni caso, la guerra giusta è una guerra di restaurazione, il che la rende estremamente, cioè la può rendere estremamente feroce, perché è una guerra che implica la resistenza all'aggressione, ma implica la punizione della guerra e implica la restituzione delle cose portate ingiustamente. E la riparazione dei danni. Beh, è una guerra molto pesante, la guerra di... Poi Vittoria ci mette in mezzo tutta una serie di considerazioni sul fatto che bisogna essere clementi, così. Però quando si arriva al sodo, poi con la tipica ferocia intellettuale dei domenicani, non si ferma, insomma, la giustizia va restaurata con misura, cioè se lo Stato vicino ti ruba una pecora, non è che ti fai una guerra totale contro, per cui la guerra deve essere commisurata, certo, commisurata alla ignavia, però la guerra giusta, giusta non è un diritto, la guerra giusta è un dovere. E poi quando ci mettiamo a ragionare della guerra contro il turco infedele, e beh, lì
lì le cose cambiano ancora, perché lì ritorna il contenuto religioso del primo concetto di guerra giusta, quello che si fa spento. E allora lì non è tanto che devi convertire i turchi con la violenza, cosa che nessun teologo cristiano potrà mai dire, ma insomma lì hai davanti a te della gente che è un nemico naturale, un nemico implacabile. Per cui quando hai vinto, quando conduci la guerra e hai il problema dello ius in bello, cioè che cosa si può fare durante la guerra, non lo ius ad bellum, quali sono i motivi per cui fare la guerra, ma quando hai la questione del che cosa puoi fare durante la guerra, e poi quando hai la questione del che cosa fare del nemico vinto, beh, allora quando il nemico è il turco, le pagine di vittoria sono abbastanza agghiaccianti, perché si può anche arrivare a pensare che si possono ammazzare tutti i maschi, in quanto tutti, anche se si sono arresi, anche se sono bambini, perché sono portatori di una potenziale inimicizia assoluta, perpetua e inestinguibile. Questo è un concetto oggettivo di giustizia che è concepibile nella mente di un intellettuale, un teologo come Vittoria, che sostanzialmente sì, è ben al corrente del fatto che esiste la riforma, cioè che c'è una grave frattura, sono protestante, che c'è una grande frattura nella Europa cristiana, però non ne ha sperimentato fino in fondo, anzi non ha nemmeno cominciato come spagnolo a sperimentare la violenza delle guerre civili. Certo, vive all'interno di uno Stato, la Spagna, che è uno Stato, ma che è soprattutto un impero, e che quindi ha delle dinamiche politiche, non ancora, diciamo così, pienamente statualizzate. Grozio è un'altra cosa. Grozio parla di guerra giusta sempre, sempre, cioè il suo libro serve a chiarire quando una guerra è giusta, chi può combattere una guerra giusta, quali sono le cause che rendono giusta una guerra, che cosa è lecito fare come è lecito combattere, quali tipi di danni è lecito infliggere al nemico quando si combatte una guerra giusta. Bene, certo, la parola guerra giusta, cioè è il contenuto della parola giusta che cambia. Perché cambia? Perché anche in Grozio, come in Vittoria, c'è il concetto di giustizia natura, di legge natura. In Grozio, in modo anche chiaro, più chiaro che in Vittoria, c'è uno Stufenbau, c'è una costruzione a gradini. Si comincia con la legge naturale, al di sotto della quale si apre la legge, il diritto delle genti. E poi il diritto delle genti a sua volta contiene dentro di sé il diritto di ciascuna gente, cioè quello che Grozio chiama il diritto civile. Per voi, e sopra cosa c'è? Sopra c'è Dio. Per cui uno dice: beh, ma allora è come Vittoria. No, neanche un po'. Tanto per cominciare, il Dio di Grozio potrebbe non essere. No, il famoso undicesima proposizione del Prolegomeno, le fiamsi da Remus, le fiamsi da Remus non esse Deum. Tutta la mia costruzione intellettuale funziona anche se noi ipotizzassimo cosa che è un grave delitto. Anche se ipotizzassimo che non c'è Dio, cioè esiste una autonormatività della natura. E già questo Vittoria non lo troverebbe corretto. Poi l'altra differenza fondamentale è che certamente esiste il diritto naturale, ma questo diritto naturale è spostato in Grozio, è spostato verso la soggettività. Allora,
Qui bisogna stare attenti, perché chi sposta il diritto naturale verso la soggettività in modo assoluto è eops, no? Per cui il diritto naturale è il diritto del singolo soggetto nello stato di natura. Cioè è più un problema che una soluzione. Il diritto naturale di Grozio è il diritto di una soggettività che è anche il singolo, ma soprattutto sono le società. Il diritto naturale è qui, poi ve ne parlerà del vecchio in modo analitico, ma insomma nei paragrafi 6 e 8 dei prolegomeni c'è proprio questa tesi. Il diritto naturale è quello che serve all'esistenza delle società, poi delle comunità. E dunque un soggetto. Il diritto naturale è spostato su un soggetto, cioè un soggetto collettivo, finché si vuole. Si potrebbe dire allora, e qui c'è il punto delicato, allora Grozio è tutto dalla parte di Hobbes, cioè il diritto naturale è tutto nella soggettività, non è più nell'oggettività, e dunque consiste nell'utilità. Ebbene no, ecco, la posizione di Grozio è complessa, difficile da cogliere, perché no, non sta né tutto nell'oggettività come Vittoria, né tutto nella soggettività come Hobbes. Il diritto naturale è il diritto di una comunità politica di esistere. La comunità politica a sua volta è fatta di soggetti che hanno diritto di esistere e dunque hanno diritto alla proprietà e hanno diritto di vedersi riconosciuta la proprietà dagli altri compartecipi della comunità. Per cui qui abbiamo la proprietà come diritto naturale sostanzialmente, mentre in Hobbes correttamente no, perché in Hobbes ciò che c'è in natura, semmai, è il possesso, non la proprietà, sempre precario. Ma insomma, non c'è solo l'utilità, non c'è solo l'utilità perché questo capisce benissimo e lo vede, e lo testimonia con una serie di citazioni ovviamente impressionanti, che dire il diritto è l'utilità vuol dire stare dalla parte di Trasimaco, vuol dire stare dalla parte degli ateniesi nel dialogo con Meli. Vuol dire stare dalla parte di Carneade, vuol dire stare dalla parte degli atei, vuol dire insomma distruggere quello che a lui interessa, cioè tenere insieme certo l'utilità, ma anche una sorta di sovrautilità. Che cos'è il diritto naturale? È il diritto di una comunità di esistere e al tempo stesso è il diritto naturale è al tempo stesso il fatto che gli uomini conducono una vita naturalmente giuridica. E questo non c'è in Hobbes. Questo c'è in Vittoria in modo estremamente, come dire, chiaro, massiccio e oggettivo. In Grozio c'è l'idea che diritto naturale è ciò che serve a una comunità per esistere, ma anche e forse prima, o comunque contemporaneamente, diritto naturale è che gli uomini vivono in comunità, che gli uomini vivono giuridicamente in comunità. La prima cosa, il primum, il primum. Il primum per Hobbes chi è? È un selvaggio, che è libero, per carità, assolutamente libero, gode del diritto naturale, che cerca, è una macchina desiderante, cerca la propria utilità, vuole vivere e conduce una vita non giuridica. La natura, dice Hobbes, ha separato l'uomo. Hobbes, che era un genio assoluto, diceva proprio le cose nella maniera più radicale, feroce, per far capire quello che voleva dire senza infringimento. La natura ha separato. Per cui il diritto non è un primo.
c'è diritto soltanto dentro l'artificio politico. E invece il primum, cioè, primum per uno come Vittoria, tanto per cominciare, è Dio, e non si scherza, e non si può ipotizzare che Dio non ci sia. Il secondo primum è il fatto che l'uomo è un animale sociale, certo, e l'altro primum è che esiste l'ordine oggettivo dell'essere e tutti sanno che cosa è giusto e che cosa non è giusto. Invece per Grozio il primum è che l'uomo è un animale sociale, Dio, certo che c'è Dio, come no? Grozio è vero credente, però il suo Dio è sempre meno operativo. È sempre meno utile, è sempre più. Non è neanche un'ipotesi trascendentale. L'ipotesi trascendentale è il Dio di Hobbes. Il Dio di Grozio è un Dio che serve ad addolcire i costumi. Il cristianesimo per Grozio serve a togliere la differenza tra ebrei e il resto del mondo, la differenza che l'ebraismo ovviamente implicava, e invece il cristianesimo serve a rendere possibile il concetto di umanità e dunque a rendere possibile il discorso di Grozio, il discorso universalistico di Grozio, cioè il discorso che riconosce che gli uomini sono tutti dotati di una natura umana, ovviamente, tutti dotati di ragione, tutti dotati della una naturale socievolezza che non vuol dire soltanto naturale tendenza a vivere insieme per reciproca utilità, ma vuol dire che la naturale tendenza a vivere insieme è immediatamente giuridica. Allora, se vogliamo adoperare un po' di termini filosofici, in Vittoria c'è una mediazione immediata ontologica, in Grozio c'è una mediazione immediata giuridica. Il primum è il rapporto giuridico fra gli uomini, che è il rapporto di riconoscimento reciproco della proprietà di ciascuno e il rapporto di riconoscimento reciproco fra le diverse comunità politiche. Certo, il diritto delle genti viene un attimo dopo il diritto naturale, ma alla stessa base teorica, riconoscimento reciproco e dunque consapevolezza di una coesistenza giuridica, tanto dei singoli uomini dentro una singola comunità, quanto una coesistenza giuridica delle comunità fra di loro. Una trama giuridica dell'essere, non una trama ontologica. Grozio è un protestante no, non arrabbiato, ma insomma, come tutti i protestanti, ha una discendenza ultima agostiniana, per cui il mondo è segnato dal peccato, per cui non è che c'è una compattezza ontologica come prima. Come prima c'è una socievolezza giuridica. Ecco. E in Hobbes il primum è non una mediazione ontologica come in Vittoria, giuridica come in Grozio, ma una immediatezza. È il lupo che si aggira nello stato di natura, fame futura famelica. E dunque, certo, quel lupo è dotato di diritti naturali, certo, dei quali si deve sbarazzare al più presto, se vuole continuare a vivere. Dunque abbiamo una posizione che possiamo definire di mediazione immediata, con la specificazione che la mediazione è mediazione giuridica. Per questo a Grozio piace tanto. È piaciuto tanto agli universalisti anglosassoni dell'Ottocento e del Novecento. Perché è il teorico di una umanità che è resa tale dal cristianesimo. Che gli uomini siano definibili universalmente umani è opera del cristianesimo. E piace perché
ha una dimensione universale, non soltanto etica, anche etica, certo, anche etica, ma, ripeto, giuridica, cioè esiste il diritto, un diritto naturale che precede, cioè fa parte della natura umana, ce l'abbiamo col DNA, e un diritto delle genti che invece nasce dal nostro consenso, che nasce e si stabilizza e che ha un suo spessore, attenzione, è un diritto delle genti che non è jus cogens, lo è solo sotto il profilo teorico. Grazia non si sognerebbe mai di ipotizzare un centro politico mondiale che faccia rispettare il diritto delle genti. Non è il padre, in senso tecnico, della società delle nazioni, anche se la società delle nazioni se lo è ammesso fin da subito. Quella si era messa anche di Vittorio, perché a Ginevra c'è ancora una sala Vittorio. Ma insomma, non c'è l'idea di un centro, c'è l'idea di una superficie, di una superficie a rete, a maglie. Queste maglie sono maglie, giuro. In Hobbes, naturalmente, non c'è nessuna idea di superficie, meglio, c'è l'idea di una superficie tutta fratta e discontinua. Gli uomini non sono legati tra di loro, non lo sono. Dunque, abbiamo tutto quello che ho detto vi fa capire che Grozia è universalista, cioè, ma dovrebbe essere anche chiaro al tempo stesso che una delle frasi che ho detto, Illuminati, ho detto, è il cristianesimo che rende possibile l'universalismo. E allora, abbiamo già detto, con questo abbiamo detto che l'universalismo di Grozia è un universalismo non neutro, ma orientale. Ora, sia ben chiaro, non c'è niente di neutro, non può esistere nulla di non orientato nel dominio della cultura. Insomma, voi capite che tutta la costruzione di Grozia è la proiezione su scala mondiale dell'Occidente cristiano e dell'Occidente mercantile. Voi direte, cosa c'entra l'Occidente mercantile? C'entra perché è la proiezione su scala mondiale del concetto occidentale di proprietà, che, ripeto, è praticamente parte del diritto naturale, non solo, ma che ovviamente, essendo egli un universalista, egli pretende che quel diritto venga riconosciuto e rispettato ovunque. Certo che è un diritto che viene riconosciuto a chiunque, per cui anche il re delle Molucche, dove le Molucche sono, dove c'era l'albero della noce moscata, meta preferita della compagnia delle. Anche il re delle Molucche è proprietario in senso occidentale di ciò che è suo. Certo, bisogna vedere se il re delle Molucche lo capisce questo, se è d'accordo con questo concetto di proprietà. Questo è il punto di Grozia. Il Grozio teorico del diritto è al tempo stesso un Grozio che proietta questo diritto, che è un diritto europeo, un diritto che nasce dalla cultura occidentale, lo proietta su tutto il mondo. Questa è la globalizzazione. Per cui deve valere anche là, anche in capo al mondo, deve valere la nostra logica, le nostre categorie, non la nostra religione, per carità, ma le nostre categorie giuridico-politiche, sì. E allora, quali sono queste categorie? Qual è il rapporto tra guerra e pace, e Stato e diritto? È un rapporto che l'ha proiettato in tutto il mondo. Vediamo qual è. Siamo partiti dall'idea che esiste una struttura giuridica della convivenza umana,
a maglie strette quando siamo dentro la stessa comunità politica, a maglie più larghe quando siamo a livello di diritto per esempi, a livello teorico generale quando siamo a livello del diritto naturale, e questo è sufficiente a farci vivere in pace. È sufficiente riconoscere a tutti natura umana, diritto di proprietà, riconoscimento reciproco. È sufficiente l'obbligo implicito in tutto ciò, che è l'obbligo fondativo di ogni convivenza, cioè lo stare ai patti. È sufficiente tutto ciò. Ma neanche per sé. Hobbes avrebbe detto, lo stare ai patti è la terza legge di natura. E dunque è una cosa importantissima, sta scritta nella testa e nel cuore di tutti gli uomini, però come la prima bisogna cercare la pace, come la seconda bisogna rinunciare al diritto di tutti su tutte le cose, però non ci si riesce e bisogna buttare a mare tutto quanto per realizzare tutto ciò bisogna buttare a mare la natura e entrare nell'artificio. E vabbè. Grazie dice, abbiamo la naturale socievolezza dell'uomo, abbiamo la naturale coesistenza giuridica degli uomini, la naturale coesistenza giuridica delle genti. È sufficiente tutto ciò per stare in pace? No. Perché? Beh, dice Grazia, basta guardare dentro una comunità qualunque. Forse che gli uomini non litigano, forse che gli uomini non vanno davanti a un giudice in tribunale. E questo è un punto importantissimo. Ciascuno convinto di aver ragione, almeno spesso succede. Certo, spesso c'è uno che va davanti al giudice lamentandosi del fatto che è stato derubato da un lato, il lato difficilmente pensa di aver ragione. Ma più spesso si va davanti a un giudice per litigare, perché si sta litigando con qualcuno per la proprietà di un appartamento ricevuto in eredità. E tutti e due credono e portano documenti, portano prove che danno a ciascuno l'idea di aver ragione. E starà al giudice sceverare le ragioni e i torti e poi dar la ragione a uno dei due. Per cui non è vero che la semplice coesistenza giuridica, il semplice fatto che c'è una comunicazione universale, perché poi tradotto con le nostre categorie, questo vuol dire esiste una universale capacità di comunicazione che non implica necessariamente il fraintendimento, e non implica necessariamente il dominio di un locutore su un altro locutore. Esiste una comunicazione universale. È sufficiente per la pace la comunicazione universale? No, tanto è vero che ci sono i tribunali, che sono il modo pacifico per risolvere il fatto che non si è pacifici, cioè il fatto che c'è una controversia. E tra le nazioni c'è un tribunale? Tra le genti c'è un tribunale? Ovviamente no, né mai ci sarà. È assurdo pensarlo. Che cosa c'è tra le genti? La guerra è il sostituto. Vicaria i tribunali. La guerra serve a capire chi ha ragione e chi ha torto. Allora voi direte, bene, questa è vittoria, la guerra giusta in cui si capisce chi ha ragione e chi ha torto. Ma ne nemmeno per sogno, perché in vittoria la guerra non serve a capire chi ha ragione e chi ha torto, perché questo lo si sa fin da subito. Lo si sa fin da subito. La guerra serve a eseguire la sentenza, a ributtare chi ha torto dentro i propri confini, a punirlo, a esigere da lui riparazione. Qui abbiamo invece una guerra che serve a far vedere chi ha ragione. Perché quello che Vittoria esclude come assurdo praticamente, cioè la guerra giusta da entrambe le parti, qui cioè, entrambe le parti pensano di aver ragione senza che questo implichi malafede, implichi dolo, furbizia. No, entrambe pensano di aver ragione.
re di Francia, vanto diritti sopra la Borgogna. Vi posso dimostrare perché. Ma i diritti sopra la Borgogna li vanta anche la Spagna, e anche la Spagna può dimostrare perché. Allora, cosa si fa? Non essendoci un tribunale, si fa una guerra che, come vedete, è tra soggetti sovrani, che ha una causa specifica, che ha un obiettivo specifico, che non è l'obiettivo di sradicare il male dalla faccia della un obiettivo specifico, che è un obiettivo di pace. Si fa la guerra per farla quando non c'è una mediazione efficace e superiore. Si fa. La guerra è un modo per abitare la coesistenza giuridica. La guerra non interrompe la comunicazione. La guerra va al di là del diritto di ciascuna comunità politica, perché ciascuna comunità politica non riconosce il diritto dell'altra, ma non va al di là, non va al di là del diritto delle genti, e meno che mai va al di là del diritto naturale. La guerra non interrompe la comunità. La guerra praticamente non interrompe la comunicazione per il buon motivo che la comunicazione non c'è proprio, in natura non c'è, e fra gli stati c'è solo reciproco timore, reciproca diffidenza.